bentornati nel mio salotto per un'altra puntata di Incontro con l'autore. Devo dire che sono sempre più numerose le autrici più che gli autori. Chissà perché, scrivono forse più le signore che i signori uomini? Questo non lo sappiamo, magari vedremo e faremo una piccola inchiesta fra di noi. Oggi abbiamo con noi una gentile signora, Giuliana Occupati, che è venuta a presentare il suo libro di poesie. Abbiamo già presentato libri di poesie qui a Incontro con l'autore, perché è un genere di scrittura che è poco apprezzato a volte da chi legge, e invece è molto interessante, molto bello comunque leggere dei versi delle persone che li scrivono. Giuliana, ci vuoi dire chi sei, cosa fai, da dove vieni? Presentati. Benissimo, benissimo. Allora, io sono Giuliana Occupati e sono nativa e abitante della zona del Campo di Marte. È una zona che ho sempre amato molto. Quindi e, Firenze, diciamo, Firenze, perché sì, ricordiamo Firenze, periferia, che, diciamo che di la web TV va in tutto il mondo e quindi quando diciamo Campo di Marte dobbiamo dire che noi siamo Firenze, fiorentini. Siamo fiorentini, io sono ecco. Fiorentina. Ecco, e diciamo mi sono sempre occupata nel corso della vita di poesia. E, però insomma per tanti motivi, soprattutto familiari, di lavoro, insomma non ho potuto poi starci dietro quanto avrei voluto. Una volta che io sono andata in pensione, dopo tanti anni di insegnamento nelle scuole elementari, ecco, io mi sono dedicata a, così, non dico a tempo pieno, ma quasi, ad una ricerca sul territorio, praticamente una ricerca di storia locale del Campo di Marte, e soprattutto negli anni del passaggio della guerra. E sono scaturiti da questa ricerca i primi tre libri, sempre per Morgana Edizioni. Non e, di poesia, però. No, non di poesia, non di poesia. Ecco, finalmente, sono arrivata a realizzare, diciamo, veramente un sogno. Questo era un sogno, realizzare un libro di poesie, perché nel corso di questa mia lunga, ormai posso dire, lunga vita, lunga stagione, come recita il titolo del libro, e, io ho scritto tante poesie, le poesie, le famose poesie che stanno nel cassetto, io ho sempre rimandato, fino a che insomma ho deciso, ho detto no, ma mi devo fare questo regalo. Certo, e io mi coraggio sono, di mettersi davanti, sì, come dico io nel trailer di questa trasmissione, il coraggio di metterci la faccia. La faccia e anche perché poi scopri, secondo me molto importante, molto bello, che un libro diventa una specie di passaporto, un veicolo straordinario per incontrare persone. Io stamani sono stata in una scuola media e ho potuto parlare di altri argomenti, diciamo, esulano dal libro, però ho portato l'invito per domani. Certo, dobbiamo dirlo, sì, domani dobbiamo sarà anche ecco, una presentazione di questo libro presso la biblioteca da Luzzi. E alle ore 17:30 la biblioteca del Campo di Marte, una biblioteca molto bella, molto attiva. Molto bella, e sì. Quindi finalmente insomma ho messo insieme le mie poesie, che sono molte di più, però per motivi posso dire veramente insomma mi sono potuta permettere questo. Tot pagine, diciamo. Ecco, tot pagine. Ho dovuto fare una selezione che non è stata nemmeno facile, infatti, devo dire. Però insomma il libro c'è. E il libro, questa volta appunto, narra il tema capitale, che poi è sempre quello della mia zona, degli abitanti, le persone che ho incontrato nella vita, che hanno attraversato la mia vita, è sempre questo, però questa volta appunto in versi. Quindi sempre il tuo territorio, sempre Campo di Marte. Sempre Campo di Marte, sì, il libro è proprio una galleria di volti, di voci, di vicende umane, che insomma però spesso ruotano, specialmente la sezione
quella più ampia, tonalità affettive, e ruota attorno a queste persone che io quindi incontrato. È quasi un imprinting. Sì, direi che è una cosa veramente che mi appartiene, anche perché nel corso del tempo per me ha sempre più preso valore la parola comunità. Certo. Ecco, quindi diciamo che io mi vivo un po' uno spirito di comunità nel quartiere, nelle scuole del quartiere dove a volte vado. Naturalmente vai a parlare dei due precedenti libri, sì, sulla storia, sì, la storia locale, quindi la storia del passaggio del fronte, esatto, di Campo di Marte. Al Campo di Marte, la zona di Coverciano, okay, e attraverso lavoro di archivi e biblioteche ho riportato alla luce anche fatti che magari erano un po' in ombra, rimasti, okay, in ombra. Quindi è una ricerca molto, sì, importante questa. Anche perché ma soprattutto persone importante anche per la tua, diciamo, il tuo desiderio di comunque di mettere in versi, sì, le tue sensazioni, sono i tuoi ricordi, cioè, emozioni. Le persone che hai incontrato. Persone, io direi soprattutto, ecco, le persone. Cioè, il vuole essere anche un libro proprio di testimonianza, cioè la volontà di lasciare delle tracce di creature che sono passate da lì, che io ho amato, che ho perduto talvolta. Insomma, tutto questo, ecco, fa parte del libro. Il libro è stato edito da Morgana. Da Morgana. Sì. E ci sono anche delle tavole molto belle all'interno del libro. Sì, ci sono queste tavole di opere visive di Gianna Scoino, che è una grande artista, purtroppo scomparsa improvvisamente nell'ottobre scorso, 2016, e ci eravamo appena conosciute per il libro. E ci siamo capite subito, però l'ho anche perduta subito. E domani noi la ricorderemo, insieme, certo, ad Alessandra Borsetti, la ricorderemo, okay, e prendiamo l'occasione, insomma, anche per parlare anche di lei, questa illustratrice, questa grande artista. Ti chiedo una cosa che non ho mai chiesto a nessuno: sì, ci leggeresti una delle tue poesie? Sì, molto volentieri. Una magari breve, ti reggo io il microfono molto e tu ce ne leggi una? Sì, vi leggo questa qua, alla quale sono abbastanza legata, okay, anzi direi forse parecchio legata. Parecchio legata. Allora, la poesia ha questo titolo, 2 agosto 1944. Okay. Le mie radici affondano in una guerra nefasta. La paura di mia madre, che correva impazzita, stringendomi al petto nei rifugi antiaerei. E cinghiottiva il buio urlante delle sirene, insabbiato per sempre nella memoria. Io sillabavo la vita. Poi l'esplosione di quelle mine, in atomi stravolti, quella casa salì fino alle stelle per gridare alle galassie imperturbabili il suo orrore alla guerra e ripiombare frantumata ai nostri piedi come devastante meteora. Quel crollo ci ricacciava nella preistoria del nostro esistere e un tempo vacuo, oscuro, magro di speranze, si spalancava davanti a noi irreparabilmente. Agosto 1964. Grazie Giuliana, veramente questo è il bombardamento. Ho rievocato la distruzione della strada, della mia strada, via Michela Mari, sulla quale ho scritto il primo libro, e strada che fu completamente distrutta dalle mine tedesche perché trovarono un soldato tedesco ucciso. E quindi per rappresaglia avvenne questo fatto. Bene, drammatico. Ci hai fatto davvero commuovere su questa poesia, con questo ricordo anche della vita e della storia di Firenze, perché certo, questa è veramente la storia di Firenze, che magari viene dimenticata, sì, sì, viene passata così. Sì, questo così fatto non era più emerso, magari invece in questo modo può modo essere ricordato, può anche essere in versi, anche la
poesia può fare questo. Certamente. Giuliana, certamente. Io ti ringrazio di essere venuta qui da noi a presentarci questo libro, che è un libro molto importante proprio anche per Firenze stessa. E quindi a questo punto io non posso far altro che salutare tutti quelli che sono rimasti ad ascoltarci fino adesso e dare appuntamento alla settimana prossima o alla prossima volta in cui ci sarà un nuovo autore o nuova autrice che verrà a trovarci. Grazie e arrivederci. Grazie a voi.